Bentrovati, bentrovati ancora in diretta con Marco Gombacci, direttore di The European Post. Bentrovato e buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, siamo in diretta per analizzare un po' di scenari internazionali, di collegamenti con la nostra città rispetto a quello che è successo in Europa nell'ultimo periodo. Partiamo da quella che è la situazione in Turchia, come rivelano anche le pagine della Repubblica in uno degli ultimi articoli scritti dopo la vittoria di Erdogan, con una Turchia la sfida complessa che ha davanti il Presidente, dalla ricostruzione del post terremoto a una crisi economica, sino a una posizione nella NATO che è sempre più complessa. Tra l'altro Turchia e Trieste c'è anche l'autostrada del mare, quindi insomma l'interconnessione economica innanzitutto col nostro territorio è quanto mai evidente. Cosa è successo con questa vittoria e cosa potrebbe determinare, Marco? Beh, allora, innanzitutto si confermano altri 5 anni di governo di Erdogan. Questo vuol dire che i rapporti internazionali non cambieranno, ovvero sia si avrà una Turchia bicefala, ovvero sia da un lato guarderà ad Occidente, guarderà gli alleati all'interno della NATO, ma dall'altro lato guarderà invece alla Russia. Erdogan ha cercato anche più volte di essere intermediario per un accordo di pace tra Ucraina e Russia, proprio per il fatto che sì, la Turchia di Erdogan si è sempre posta come ponte tra Occidente ed Oriente. Da un punto di vista economico, come dicevi giustamente tu, noi a Trieste abbiamo un rapporto molto forte con la Turchia via l'autostrada del mare, per cui dobbiamo guardare e dobbiamo capire innanzitutto come Erdogan cercherà di risolvere la crisi economica che sta vivendo la Turchia, all'inflazione e a una lira turca sempre più debole. Quello che ci deve forse preoccupare un po' di più è, da un punto di vista ideologico, come si vuole porre la Turchia nel mondo. Questo perché il candidato avverso Erdogan aveva una visione più limitata della Turchia dal punto di vista internazionale, ovvero sia voleva rafforzare il ruolo turco dove si parlava la lingua turca, ovvero sia rafforzare tutti i rapporti con quei paesi turcofoni, mentre Erdogan e i suoi ministri non hanno mai nascosto il desiderio di un nuovo disegno neo-ottomano. E questo può coinvolgere anche l'Italia, perché la Turchia è attiva in tutta una serie di paesi dove anche l'Italia vede un suo interesse nazionale, Libia in primis. Allora, questa è insomma la situazione che si profila in Turchia. Dal punto di vista quindi delle rotte commerciali non ci dovrebbe essere nessun influsso, da quello che mi fai capire? Non penso che ci sia nessun cambiamento, ovvero sia dobbiamo vedere come intende affrontare la crisi economica, e questo può affettare ovviamente anche la linea del mare, ma sicuramente per quanto riguarda i rapporti con l'Italia, i rapporti soprattutto commerciali con l'Occidente, non ci dobbiamo aspettare grandi cambiamenti, e in un certo senso anche per fortuna, perché anche per Trieste è un caposaldo del commercio internazionale che arriva nel nostro porto. Certo. Altro quadro invece quello spagnolo, con le dimissioni del Premier Sanchez, che ha convocato le elezioni anticipate dopo le elezioni amministrative che hanno visto una svolta verso l'area del Partito Popolare e una debacle invece dell'area progressista. Insomma, quindi una svolta arrivata dalle urne amministrative che ha, diciamo così, portato il Premier a fare un passo indietro. Non accade dappertutto, diciamolo e chiariamolo questo. No, diciamo che in qualche altro paese probabilmente si sarebbe chiamata la responsabilità e nessuno si sarebbe dimesso, si sarebbe cercato di trovare un accordo per rimanere tutti assieme al governo. Comunque, a parte alle battute, è chiaro che in questo momento in Europa soffia un vento favorevole al centrodestra, per cui la vittoria del Partito Popolare di Vox in Spagna, ma anche, ricordiamolo, la vittoria in Grecia di Nea Dimocrazia, il Partito Conservatore greco, fa capire come probabilmente anche nelle prossime elezioni europee il centrodestra potrebbe avere una sorta di maggioranza. Da capire se all'interno del Parlamento europeo possa avere i voti per avere una maggioranza solida di centrodestra,
oppure dovesse andare a guardare anche ai liberali e al Partito Socialista per cercare di ottenere una maggioranza solida per l'elezione del nuovo Presidente della Commissione Europea e del Parlamento Europeo. E questo ci deve fare un po' ragionare anche sulle alleanze, sul ruolo centrale che l'Italia, con un governo conservatore come quello della Meloni, può giocare nelle future elezioni europee e nei futuri assetti europei. Perché noi spesso guardiamo sempre a livello nazionale quello che sta succedendo, però buona parte della legislatura che viene approvata in Italia viene approvata qua a Bruxelles, dove mi trovo io. Per cui dobbiamo guardare con un occhio di interesse quello che succede a Bruxelles. E ringrazio anche sempre Tele4 per questi approfondimenti che fanno penetrare anche non solo a livello nazionale, ma a livello locale l'importanza dell'Europa. Certo, tra l'altro quando penso alla Spagna ho sempre un interrogativo che è simile a quello dell'Italia, perché è un'economia che ha avuto un boom clamoroso, una crisi altrettanto clamorosa, è un protagonista mondiale in tantissimi settori, però un po' come l'Italia sembra che in Europa non riesca a pesare così tanto, cioè mi sembra sempre che siano Francia e Germania come dire, a guidare le danze, e anche un paese come la Spagna, che basta visitarlo, prendersi conto di quanto fervore anche imprenditoriale ci sia, conta relativamente poco sullo scacchiere europeo. È così o mi sbaglio? È così, hai fatto un'analisi perfetta. Ecco, la necessità di realizzare quella sorta di Club Med, che non è il villaggio turistico, ma è un club mediterraneo, mettere assieme quei paesi sulla sponda sud dell'Europa e creare quell'asse proprio per andare a contrastare lo strapotere più che della Francia e della Germania, perché la Francia in qualche maniera cerca sempre di dialogare, più o meno, abbiamo visto nel caso delle immigrazioni, non in maniera proprio costruttiva con l'Italia, però in determinate materie cerca di fare un asse con altri paesi. Mentre il paese che effettivamente ha lo strapotere a Bruxelles ovviamente è quello tedesco. Ecco, come un'alleanza di paesi mediterranei, per cui Portogallo, Spagna, Italia e Grecia, i vecchi PIGS, se ti ricordi la denominazione infelice che c'era stata data nel 2008 quando c'era la crisi economica, ecco, come un'alleanza forte di questi paesi che potrebbero essere anche allineati in una sorta di allineamento politico, gestiti più o meno da partiti conservatori o di centrodestra, ecco allora come anche l'Italia potrebbe essere il capofila e potrebbe andare a contare di più a Bruxelles. Certo, tra l'altro in un quadro internazionale in cui noi parliamo praticamente ogni giorno di piano nazionale di ripresa e resilienza, mi piacerebbe proiettarmi nel futuro di 5 anni e vedere cosa poi verrà realizzato in Italia rispetto magari alle stesse cose all'estero, no? Se per una volta riusciremo a mettere questi fondi nel motore, consegnando anche le opere in tempo, perché ci sono, no, termini clamorosamente stretti. Ma su questo anche Bruxelles deve essere intelligente, perché non è che alcune opere noi non le possiamo fare perché sforiamo di un anno, e mi riferisco all'alta velocità Trieste-Venezia. Vi sono dei limiti temporali al 2026, ma se quell'opera viene completata entro il 2028 è importante che l'Italia faccia la voce grossa e faccia capire a Bruxelles che è meglio completare quell'opera strategica proprio anche per la nostra città, piuttosto di rinunciarci perché non rispetta i criteri fissati qua a Bruxelles. Per cui se da un lato noi picchiamo di interesse e di peso a livello europeo, dall'altro lato ci deve essere anche una Commissione europea flessibile a capire quali sono le opere strategiche importanti per i singoli paesi ed eventualmente anche a derogare le tempistiche. Ecco, a proposito di opere strategiche, passo un attimo di palo in frasca, no? C'è stata questa notizia relativa all'oleodotto della SIOT di questi ecoterroristi che volevano sabotare l'oleodotto triestino, che noi parliamo di oleodotto triestino, ma è la pipeline che consente alla Baviera, il cuore economico della Germania, di mettersi in moto, quindi, come dire, altro che strategica, fondamentale proprio per il cuore dell'Europa. Queste brigate verdi che insomma sono state sventate, ma iniziano in qualche modo a far paura. Beh, qua bisogna fare due ragionamenti. Il primo, oltre a attori statuali ostili o a hacker, cyberterroristi che hanno già più volte tentato anche di sabotare oleodotti, infrastrutture strategiche, adesso noi dobbiamo considerare come attori ostili non statuali
anche questi gruppi di estremismo verde. E questo ci deve anche far pensare di come una narrazione di un estremismo ambientalista sta creando determinati problemi all'interno delle nuove generazioni che addirittura si rivolgono ad atti terroristici per bloccare e per boicottare delle infrastrutture che sono fondamentali per l'economia, come hai detto giustamente tu, non solo del nostro paese ma dell'Europa intera. Per cui attenzione a questa narrativa, ovvero sia difesa all'ambiente sì, ma attenzione a non sforare, a non incutere quel terrore anche psicologico che fa sì che le nuove generazioni stiano addirittura pensando a compiere attacchi terroristici contro queste infrastrutture. E il secondo ragionamento che dobbiamo fare ovviamente è quello della necessità di riportare al centro una sicurezza nazionale, e la sicurezza nazionale deve essere anche quella delle sicurezza delle nostre infrastrutture strategiche. Questo vuol dire sicurezza dei gasdotti, degli oleodotti, dei cavi sottomarini internet, perché immaginiamo cosa vuol dire anche un attentato o un sabotaggio a un cavo sottomarino internet, e si blocca anche la transazione, le transazioni finanziarie per miliardi di euro che vengono svolte al giorno, e per la rete elettrica. Per cui ci deve essere anche una consapevolezza dell'opinione pubblica che bisogna investire in difesa proprio per tutelare queste infrastrutture strategiche, perché in questo momento anche di difficoltà economica non ci possiamo permettere di avere dei danni che possiamo subire dal sabotaggio di queste infrastrutture strategiche. Certo, certo, diciamo che sono i nuovi pericoli rispetto al sistema economico, al sistema in generale in cui viviamo, no? E quindi insomma effettivamente sono questioni di grandissima attualità. Volevo chiederti anche rispetto a Trieste, rispetto alla situazione portuale, visto che abbiamo parlato di autostrada del mare con la Turchia, di recente si è tornato a parlare invece di Via della Seta, distinguendola dal discorso invece degli altri accordi che sono stati firmati. L'Italia con la Meloni dovrà prendere anche una decisione a breve sul da farsi e sul, come dire, tornare indietro o rinnovare su quel fronte, e non sono tutti d'accordo. Salvini dice ormai con i cinesi commerciano tutti, quindi su questo ci sono posizioni differenti anche del governo. Ma bisogna differenziare. Una cosa è commerciare, cioè l'atto del commercio, è ovvio che si deve commerciare con tutti. Un'altra cosa è prendere accordi strategici con dei paesi che si sono rivelati ostili, come l'accordo del 2019, il Belt and Road Initiative. Questo cosa vuol dire? Che bisogna fare accordi strategici con i paesi alleati, con i paesi che si sono dimostrati affidabili. Mentre eventualmente, come l'accordo della Via della Seta del 2019, io sono estremamente convinto che vi sia la necessità di non rinnovarlo, anche perché noi dobbiamo ricordare che l'Italia è un paese del G7, e come un paese del G7 non può aver paura delle ritorsioni economiche di un altro paese che si è già rivelato ostile. Per cui tutte le paure di ritorsioni cinesi devono anche queste essere spedite al mittente, perché anche la Cina non si può permettere di interrompere gli accordi commerciali con l'Italia. Certo. E sottolineo commerciali, perché l'accordo del 2019, Belt and Road Initiative, era un accordo geopolitico, e sta qua la grandissima differenza. Certo. Grazie a Marco Gombacci, direttore di The European Post, che sicuramente ritroveremo in altri approfondimenti su Tele4. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buona serata. È tutto, restate con noi, restate su Tele4.